Senta, una domanda me la faccia fare, poi lei risponde sempre nel modo che ritiene. Nei sogni di Maria Clementina, poi Clementina, stessa cosa. Clementina, Sono Lanza, sempre io. nei sogni di Clementina, c'è mai stato, ha già detto no a candidature, ha già detto no, questo l'ha già detto in varie occasioni, beh, il sogno di fare il ministro della giustizia, ovviamente non lei, se qualcuno lo propone a lei, la domanda è se qualcuno lo propone a lei, non che lei Non si mi propone. sento assolutamente, sarei presuntuosa a dire di sì, Ok. perché appunto, come ho già detto, un politico, soprattutto un politico impegnato in Grazie. prima linea, deve avere dei requisiti, delle doti naturali che io non ho, quali appunto quelle del compromesso, appunto della mediazione. Qualcuno purtroppo recentemente ha detto anche che un magistrato dovrebbe avere queste doti, ma probabilmente un magistrato Chi l'ha dovrebbe. detto? Può dirci il nome? Lei È spesso li un mio fa i nomi. collega, ma non Non mi vuole. piace fare il nome. Spesso li fa i nomi. Sì, spesso li faccio, ma in questo caso non è opportuno Va perché bene. un collega ha detto appunto che avrei dovuto essere censurata disciplinarmente per aver detto in un'intervista che un giudice non deve amare il compromesso, appunto non deve amare la mediazione. Io ritengo che il giudice non debba amare il diritto, deve osservare praticamente al di là ovviamente dei suoi fisiologici errori, deve ossequiare la legge, deve ossequiare il diritto, ma non deve ossequiare la mediazione e il compromesso. Se ossequa il compromesso e la mediazione, il diritto è morto. Il diritto è morto. Il diritto è morto. Purtroppo però la logica del compromesso e della mediazione invece, questa è una mia affermazione che però lei vorrei se mi dicesse se la condivide o no, condiziona e traccia spesso il percorso delle correnti, che sono invece fondate sul compromesso spesso e sulla mediazione. Roja, a Klaus Condicio nel nostro programma, ha detto non è così. Le correnti sono un movimento culturale nel quale ci si orienta sulla visione, la Weltanschauung della giustizia e del progetto che si può avere, quindi di fatto dissociandosi da quello che diceva lei, dice questi non sono partiti, sono movimenti culturali. Invece lei dice il contrario, dice che la corrente proprio è basata invece sulla mediazione e sul compromesso a scapito del diritto, giusto? Guardi, il fatto che le Droia abbia detto una cosa del genere è Fabio Roja. smentito. Fabio Roja, appunto, è smentito dai fatti. Potrebbero essere, sono nate come dei movimenti culturali, però appunto qualcuno poi ci deve spiegare per quale motivo appunto le correnti in seno al Consiglio Superiore della Magistratura votano compatte. Appunto, al loro interno, cioè i vari membri delle singole correnti votano in materia in maniera compatta, non tanto su argomenti di politica giudiziaria, sarebbe naturale se fossero dei movimenti culturali, ma votano in maniera compatta anche sul disciplinare o sul conferimento appunto del tale incarico direttivo a Tizio Caio Sempronio. Questo appunto non lo dico io, lo ha detto il TAR, che ha praticamente proprio diciamo sbugiardato queste affermazioni di Affermazioni queste del dottor persone, Roja. in una famosa pronuncia con cui ha annullato la nomina di molti magistrati al massimario della Cassazione, che appunto è un incarico abbastanza ambito per dei magistrati. Il TAR in quella pronuncia appunto proprio ha denunciato queste logiche clientelari e spartitorie del potere appunto giudiziario. Senta, i E quindi mandanti. Prego, mi scusi se la dottoressa. interrompo, quindi Prego. torniamo appunto al decreto Alfano, se mi Sì, consente, prego. se no No, no, possiamo. vada, vada, vada. Ecco, io ritengo che questa riforma della giustizia probabilmente andrà a tappe, perché non bisogna mai avere la pretesa di seminare e di raccogliere nell'immediatezza. Io penso e spero che nel medio e lungo periodo la riforma della giustizia avvenga in maniera radicale. Quando c'è un edificio che è pericolante, ed è pericolante non solo per l'edificio stesso, ma per chi ci vive o per il passante, occorre cominciare ovviamente a ricostruire le fondamenta. Non ci si può appunto limitare a ripitturare la balconata, anche perché spesso la balconata non ha bisogno di pitturazioni. Quindi, a mio avviso, la vera Certo. riforma, che mi rendo conto ha bisogno di tempi lunghi perché c'è una riforma costituzionale da fare, delle maggioranze appunto che la Costituzione prevede,
prevede è proprio appunto la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che non può assolutamente essere appunto condizionato da logiche clientelari, da logiche politico-clientelari. Quindi questa, a mio avviso, è la riforma da cui bisognerebbe partire per appunto poi fare altro. Mi rendo conto, ripeto, che è utopica. Non è utopica. Io sono del parere, come appunto era utopica 2 anni fa la separazione delle carriere, poi piano piano ci stiamo arrivando. Bisogna seminare per appunto raccogliere, non bisogna avere la pretesa di raccogliere domani mattina. Senta, un paio d'anni magari. È chiarissimo. Tanto ci vuole qualcuno che apra la discussione. Questa è stata aperta. Lei. No. Che è stata aperta da lei e poi da altri. Però lei ha anche pagato un altro prezzo per avere. Lei dice anche il prezzo che deve pagare un outsider, se posso definirla così, paga il prezzo di essere outsider, però ha il pregio di aprire la discussione. Foucault, Michel Foucault, il filosofo, diceva che sono le minoranze che fanno cultura e la maggioranza poi adotta spesso lo stimolo della minoranza. Un po' è accaduto anche con quello che ha fatto lei. Senta. Io ho fatto un libro, scusi l'autocitazione vanitosa, di qualcosa di sinistra, la sinistra può vincere senza necessariamente denigrare Berlusconi, un libro che ha procurato recensioni positive ma anche parecchi attacchi, cioè praticamente usciamo da questa logica che Berlusconi è il diavolo. A me non è che Berlusconi sia particolarmente simpatico, però non è che tutto quello che dice lui sia negativo, alcune cose io le condivido. Non è che lei ha pagato il prezzo perché si è rifiutata di assimilare, intanto hanno cercato di appiopparle per un po' l'etichetta di berlusconiana, poi hanno smesso perché hanno visto che comunque lei non segue lo schema di nessuno. Poi non è che perché lei in magistratura gliel'hanno fatta pagare perché lei si è rifiutata di, su alcuni punti concreti, non stiamo parlando di ideologie, di dire no, questo qui è un caimano, qualsiasi cosa dica è negativo. No, apriamo una discussione, non è che quello è stato forse il problema, perché io intervistando molti magistrati ho visto che c'è proprio un odio viscerale per Berlusconi, non tutti, alcuni. Guardi, io se può rispondere sì, però alla domanda. Sì, certo che rispondo alla domanda. Voglio fare una piccola premessa. Credo. Le istituzioni tutte vanno rispettate, però io credo che possano essere criticate in uno stato di diritto. Il Signore, per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, Gesù Cristo, insomma, è comunque una persona che ha vissuto, che è storicamente esistita, ci ha detto porgi l'altra guancia, però qualcuno ha detto non a caso il stesso Signore ce ne ha date solo due. Ecco, allora io vorrei dire soltanto questo, che Berlusconi è stato appunto per la magistratura, ripeto, io non ho particolari simpatie per Berlusconi, non è che... Beh, penso che siamo usciti da questo schema Clementina Forleo berlusconiana. Credo che la mia storia appunto dimostri che questo schema è. Però appunto il fatto appunto lo dice anche sempre in Micromega, ultimo numero, appunto lo dice Carlo Vulpio, che è uno scrittore del Corriere della Sera, che è autore di un libro che mi permetto di citare, molto bello, Roba Nostra, su cui c'è un silenzio vergognoso. C'è un silenzio. dice appunto Carlo Vulpio in questo ultimo numero di Micromega, Berlusconi è stato giustamente processato, è stato poi assolto, condannato, non so, sono state delle prescrizioni, eccetera. Altri caimani non sono neanche stati processati. Forse adesso appunto qualcuno sta dicendo forse è il caso di rivedere ci siamo? Le cose. Ci siamo? A questi processi? Ma a Milano non lo so, a Milano mi risulta soltanto, ma questa è storia, lo dice storia. Carlo Vulpio, è storia, ma non è stato pubblicato su nessun appunto su un giornale, storia che io non ho mai avuto sul mio tavolo. La risposta del Senato riguardo la posizione di La Torre è arrivata direttamente alla Procura, quando invece doveva arrivare sul mio tavolo, e poi con urgenza, appunto dopo 2 mesi, è stata, storia, lo dice appunto Carlo Vulpio, è stata mandata dalla Procura il 29 di luglio, e con urgenza un collega ha provveduto in 2 giorni, anche se io ero in casa per un piccolo incidente domestico, e il 2 agosto sarei tornata appunto in ufficio. E quindi anche questo, diciamo, poi ognuno legge come vuole le cose, ma è una storia brutta della magistratura milanese. Chiarissimo, chiarissimo.
Senta, Nessuno ne ha parlato sui giornali, ma voglio dire che chiaramente poi le cose si sanno. E poi comunque la verità viene abbastanza a galla.